Presidente, allora com'è andata Santa Margherita Ligure? Beh, è andata bene, è un comune che ha tanti progetti che meritano attenzione, alcuni sono fondamentali come lo scolmatore, un progetto che deve mettere in sicurezza il territorio e quindi è la priorità, altri sono di sviluppo urbanistico e turistico molto importanti perché Santa Margherita è uno dei comuni vetrina della Liguria ed è giusto che tiri questo sforzo, che traini questo sforzo per riqualificare l'intera offerta turistica della Liguria e renderla una stagione e una stazione di turismo appetibile per più di quanto non è stato fino adesso. Lo scolmatore è in realtà una certezza nell'immediato proprio. Guardi, lo scolmatore, come ha detto l'assessore Gianpedrone, nel bilancio Italia Sicura negli esercizi 2016-2017 verrà certamente finanziato. Io mi auguro che possa essere cantierato già nel 2016. In ogni caso troveremo le risorse per farlo, che è fondamentale. Per quanto riguarda gli altri progetti, io mi auguro che vadano avanti rapidamente anche la risistemazione dell'area portuale e la sistemazione definitiva dell'ospedale, del vecchio ospedale che è proprietà della regione. Occorre che da una parte, quella del porto, che la conferenza dei servizi nuova si riunisca al più presto per il progetto definitivo, io mi auguro entro il 2016, anche forse nella primavera del 2016. Per quanto riguarda l'ospedale, come è noto, aspettiamo di poterlo alienare e vendere con soddisfazione dell'ente che lo possiede, che siamo noi, e dei privati che ne possono fare un buon utilizzo, ma su questo scontiamo i guai della passata amministrazione circa delle valutazioni totalmente incongruenti dei beni. Aver sentito il governatore Toti parlare di Santa Margherita come comune strategico e comune bandiera dell'intera Liguria credo che sia davvero una bella soddisfazione sia per il lavoro che stiamo svolgendo sia in prospettiva futura. Ringrazio il governatore Toti e l'assessore Gianpedrone per la sensibilità dimostrata verso i temi fondamentali della città di Santa Margherita Ligure. La loro visita di oggi, che è stata, devo dire, davvero una riunione operativa, è testimonianza del supporto che la Regione sta fornendo e nel loro essere presenti a Santa Margherita, con questo sopralluogo sul posto, hanno anche dimostrato di conoscere e di apprezzare i temi che stiamo sviluppando, con particolare riguardo al tema del canale scolmatore, che sanno essere una priorità di grande impatto ambientale e urbanistico per la nostra città. Il progetto prosegue con sollecitudine sotto la guida del provveditorato e sotto il costante monitoraggio della Regione e questo per noi è garanzia del perseguimento del risultato.